Buongiorno ragazzi, oggi è il giorno dopo, quindi oggi siamo a martedì, questo è l'inizio della seconda parte del vlog. Allora, stamattina comincio la giornata presto, mi sono svegliata verso le 6, ho fatto colazione, svegliato i bambini, ci siamo preparati, siamo scesi verso le 8, li ho accompagnati. Sono andata a fare un po' di spesina, ho sistemato un po' casa nel frattempo, adesso sono le 10 e volevo farvi vedere quello che ho comprato, due o tre cosine all'Intersphere. Ho fatto una piccola spesina sana per questi giorni e di carne e di verdure. E volevo condividerla con voi anche perché per stasera, per cena, avevo pensato di preparare una ricetta che mi ha consigliato una ragazza nei commenti di un paio di video fa, ve lo lascio da qualche parte, una ricetta carina e che voglio anche condividere con voi. Quindi ai bambini stasera farò quello e anche un secondo vicino, quindi bando alle ciance, vi faccio vedere la spesina che ho fatto all'Eurospar stamattina. Devo dire che ho trovato un pochettino di cose in offerta, soprattutto la carne. Aspettate, allora ho preso niente proprio di meno che 1,5 kg, quindi quasi 1,6 kg, 1,536 kg di bovino biancostato a 10,89 euro. Allora io questo qua, questi sono due pezzi di carne, questi qua li utilizzo per fare il brodo di carne, ma viene uno spettacolo ragazzi, la carne è morbidissima, c'è un pezzettino di osso e anche un po' di grasso, viene buonissimo, veramente. Questo pezzo di carne biancostato non è la prima volta che lo prendo, ho preso diversi pezzi anche più magri altre volte di taglio di manzo o anche di pollo, però se fate il brodo con questo pezzo di carne qua viene una roba incredibile, viene saporitissimo e la carne è tenerissima, quindi io adesso congelerò ogni singolo pezzo. Poi per stasera avevo pensato di fare lo spezzatino di bovino, visto che mi sono regolata anche un po' in base al menù che c'è a scuola, sia ieri che oggi hanno mangiato diciamo vegetariano i bambini e anche ieri sera a cena, quindi stasera propongo uno spezzatino di bovino per tutti, sia per i bambini che anche per noi, con i pisellini e le carote. Allora, questo qua l'ho pagato, questi qua sono 700 grammi e l'ho pagato 6,81 euro. Poi ho trovato in offerta le sovraccosce di pollo confezione famiglia, 1,3 kg, aspettate che non metti a fuoco, 1,3 kg, 6,20 euro. Qui diciamo dalla coscia esce poca carne, dalla sovraccoscia esce molta più carne ed è anche bella succosa. I bambini apprezzeranno tanto perché a loro il pollo piace tantissimo. Poi ho preso una confezione di uova, queste qua erano in offerta, 1,99 euro. Ho preso anche il tris di Tavernello, questa qua è la confezione piccolina, il prezzo non me lo ricordo, aspettate. Vino 2,09 euro, in tutto il totale spesa non è stato proprio bassissimo, 39,50 euro, perché comunque ho preso anche un po' più di carne. Ho preso una confezione di carote, visto che mi erano finite andrò a fare stasera la ricetta che mi ha suggerito la ragazza nei commenti. E poi ho preso anche una confezione di scalogno, con lo scalogno diciamo che mi trovo meglio rispetto che con la cipolla perché è più delicato. E poi ho preso queste zucchine chiare, quindi un po' striate, queste sono veramente molto buone, adesso le taglio, le porziono e le congelo. Poi ho preso a 1,99 euro queste merendine, la confezione grande di croissant all'albicocca, 1,99 euro, e a 1,49 euro ho preso queste merendine pangocciole, diciamo, della linea Despar per Riccardo. Quindi questa era al volissimo tutta la spesa, adesso congelo un attimo il tutto, quindi seleziono la carne, taglio le verdure e poi vado a farmi la tinta perché ne ho veramente tanto bisogno. E approfitto anche per dirvi che una ragazza, sempre in qualche video fa, un paio di video fa, vi metterò sempre il commento qui, mi ha chiesto come faccio la tintura, visto che utilizzo sempre quella di Garnier Rolia, mi ha chiesto il procedimento, come la faccio, come la stendo, eccetera. Vi porto con me e ci facciamo insieme la tinta, va bene?
All'interno della confezione della tintura trovate la boccetta numero 1, che è l'ossigeno, che va mischiata con il colore, quindi il numero 2, e poi trovate un balsamo conditioner, un trattamento, ecco, da utilizzare dopo lo shampoo per preservare il colore. Trovate anche il libretto di istruzioni, trovate anche i guanti, quindi diciamo c'è tutto il kit completo. Se è la prima volta che fate questa tintura, seguite, quello che posso consigliarvi è quello di seguire alla lettera le istruzioni. Ho messo tutto all'interno di una ciotolina e mi sono aiutata a distribuire la tintura con il pennello solo sulla zona della ricrescita. Non vado sulle lunghezze perché a dicembre ho fatto degli schermi molto naturali alle lunghezze del capello e non voglio andare a toglierli, e quindi cerco di evitare di passare la tinta sulle lunghezze, anche perché il colore sta ancora bene. Ho seguito il consiglio della mia parrucchiera. Lascio in posa per 25 minuti e poi vado a risciacquare. Per il come linea che io utilizzo, sto utilizzando e con la quale mi trovo veramente bene, questa linea di Screen, io andrò ad utilizzare lo shampoo, che è il numero 1, e poi il conditioner, che è il numero 3. Non utilizzo il conditioner della Garnier, io onestamente non mi trovo benissimo perché trovo che mi sporchi subito i capelli, ecco. Trovo migliore ovviamente il prodotto di questa linea, il prodotto numero 3, che è appunto è il balsamo dopo shampoo, e va lasciato in posa per un 5-10 minuti. Ovviamente vado a rimuovere tutta la tintura in eccesso, mi assicuro di togliere, ecco, tutti i residui della tinta, in questo caso anche un po' di mascara che si era sciolto, e poi vado ad asciugare i capelli ed ecco qua, risultato super, mi piace un sacco questo colore. La ricetta in questione prevede una cipolla, in questo caso avevo delle cipolline fresche e ho usato quelle, una patata e 4 carote, anche se io ne ho messe 2, chiedo scusa. In più, in aggiunta, avevo dei pomodorini che dovevo consumare, i pomodorini datterini, ho inserito anche quelli. Ho messo un giro d'olio, ho lasciato soffriggere, ho aggiunto un po' di sale, ho allungato un pochettino d'acqua giusto per farle stufare per bene, per far diventare le verdure molto morbide. Ho messo il coperchio a fuoco dolce per una ventina, trentina di minuti, dopodiché ho frullato tutto e servito ai miei piccoli con della pastina.
mattina e un po' di parmigiano, hanno gradito tantissimo. Grazie mille Arianna per questa ricetta, te ne sono veramente grata e spero di essere stata d'aiuto a qualcuno, perché penso che questa ricetta aiuti tanto, ho visto che piace tanto ai miei figli, spero che possa piacere anche ai vostri bimbi, fatemi sapere se la provate. No telling where it goes, driving through days and nights, won't stop for traffic lights, and I really wanna know, really wanna know, if I will ever figure out where the road goes, even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky. Detto questo ragazzi, chiudo questo vlog, mi dimentico sempre di salutarvi, allora colgo l'occasione e lo faccio adesso, e vi mando un bacione fortissimo, grazie per tutto il supporto e grazie per essermi sempre vicine in qualsiasi momento della mia vita, e vi voglio tanto bene, vi aspetto come sempre al prossimo video o al prossimo vlog, ciao ciao! Get up and start from the ground.